Buonasera, ribuonasera, bella gente, ancora buona domenica, ancora auguri, buona Pasqua e benvenuti in questa nuova puntata dello Zilod con Horizon Zero Dawn. Ok raga, prima di iniziare, come sempre, vi ricordo a tutti che non sono mai solo, c'è sempre tanta altra bella gente simpatica in live. Abbiamo il nostro Nola che ci delizia con la musica, la coppia streamer Daruto e Chiara, Liquid, la sala giochi, Lady Croft, Mr. Bob, Rob, i gruppo Tetaggi Club, Sara Conno, Norisawa, Full, Dottopuccio, Deux Panze, Kala, Axe Channel, Jenny, Vivisecto, Kraise, la Dea della Notte. Intanto comincio a caricare. Comunque, ragazzi, devo dire che questo cambiamento climatico mi sta proprio distruggendo mentalmente. Perché quando cambia la temperatura, io mi sento veramente male. Non riesco mai. Io sto qua tranquillo. E di certo non è che mi posso abbuffare i medicinali. Domani è 10, ragazzi. Altri 14 giorni per uscire da Island. Peccato che purtroppo non ci sono giochi dedicati alla Pasqua, se no ne avrei fatto uno molto volentieri. A Evento Uovo ce ne sarebbe anche uno, come Resident Evil, visto che là prendi le uova e le lanci. Ok. Qua non ho ancora capito come trovare l'osservatorio. Ecco fatto. Beh, ora ho liberato questo avamposto, adesso ci abitano. Bene, ora basta seguire il percorso per arrivare al confine. Poi devo cercare di capire come devo staccare i serbatoi.
qualcosa sul porto dei Karja. Un corruttore. Vai via, ragazza. Queste macchine sono pericolose. Hanno steso. Riproviamo. Oh, raga, quasi quasi devo uscire. Beh, sistema GTA però su PS5. Non è stato il sole a rischiare la pelle qua giù. Ragazza, avvicinati! Volete aprirmi la porta o no? Sentito? Aprite le porte e informate il capitano Balan. Dove sei diretta, ragazza? A ovest, a meridiana. Aprite le porte.
La via delle rocce spaccate non è semplice, persino nei giorni d'oro. È meglio se vai a parlare col capitano Balan. È arrivato da Meridiana da poco. Lo troverai al forte, su un balcone a sinistra che dà sulla valle. Bene, grazie. Siamo noi a doverti ringraziare per esserti occupata delle macchine. Cammina nella luce. Chiunque sia al comando potrebbe sapere se Nakoa è passata di qui. Ok, ma vediamo tutti gli obiettivi, che ce ne sono parecchi. Soltanto guai. Ecco cosa c'è nelle terre Banuk. Ti ho sentito parlare di guai nelle terre dei Banuk. Parlavo così forte. Comincio a perdere l'udito con i versi di tutti quei longipedi. Ma hai sentito bene. Arrivo ora dallo squarcio. Stavo cercando scavi e frammenti migliori. E non hai trovato niente. Non coi Banuk che si lamentano di nuove macchine e anime parlanti e si lasciano congelare i borselli. Una rotta commerciale senza commercio è solo una rotta. Cosa sono queste nuove macchine e le anime? In realtà non ne ho idea. A giudicare dal numero di funerali Banuk, direi qualcosa da cui scappare. Non è nel mio stile. Beh, se riuscirai ad arrivare alla mia età, preferirai seguire i cacciatori del dominio. Fa pure caldo. C'è una rotta commerciale. Credevo che i Banuk fossero chiusi. Noi Oseram e i Banuk siamo vicini, in fondo. Cos'è? Qualche catena montuosa fra due amici. Ho fatto qualche conoscenza laggiù e sto ancora cercando di decollare dal ghiaccio, ma dicono che niente fa presa. Le superstizioni ridicole e le macchine impazzite non aiutano. Cosa sarebbe questo squarcio? Quando i Karja presero le armi e distrussero tutto al confine dei Banuk, si lasciarono alle spalle lo squarcio. Quindi un campo di battaglia, come la valle fuori dalla Terra Sacra. Il passo montano a nord-est ti ci condurrà. È aperto agli stranieri temerari come te. Ma non aspettarti il benvenuto, specialmente ora. Nuove macchine e anime parlanti. Ti ascolto. Ci avrei scommesso a guardarti. Non dire che non ti avevo avvisato. C'è una specie di sentiero nelle montagne a nord-est, oltre a quello che chiamiamo tunnolo. Non puoi sbagliare. Vedrai che attraversa un villaggio dall'altra parte. Forse là qualcuno potrà darti una mano. Forse sì, forse no. Ti ringrazio. Capitano Balan, ho delle domande per te. La prima su una donna Nora che potrebbe essere passata di qui. La seconda sulla strada per Meridiana. Che cosa dovrei aspettarmi? Ma di sicuro c'è stata un'altra Nora, me la ricordo bene. Ma ha provocato un incidente. Quanto a cosa aspettarti sulla strada? Niente di buono. Sempre più macchine. E gli esploratori ne hanno viste anche di corrotte. Sarà dura difendersi. Resta sui sentieri, sono i più sicuri. Ma dopo quello che hai fatto alla porta, dubito che ti spaventi.
Buon per te. Potrei approfittarne se non ti dispiace fare un salto a est. Non dovrei chiederti un altro favore dopo ciò che hai fatto, ma posso darti delle risposte se hai bisogno di sapere qualcosa sul dominio. Hai detto che è successo qualcosa a Nakoa? La Nora? Sì, in effetti è così. Tentato omicidio. Il prefetto Zaid ti dirà di più. Lo troverai alla torre principale, sui gradini. Come? Zaid è qui? Sì. Senti, so cosa pensa la tua gente, ma lui giura che è uno scambio di identità. Se ha un lato oscuro non sono mai riuscito a dimostrarlo. E la pazienza che ha avuto con questa Nakoa è stata impressionante. Va a parlargli. Forse sa dove è andata. E cerca di non aggredirlo. Che cosa ti serve? Ho spedito diverse pattuglie a est per controllare le macchine corrotte. Hanno tutte confermato le mie paure, così ho chiuso le porte. Ma sembra che ci siamo dimenticati di qualcuno nel farlo. Walid, dille tutto. Ci hanno attaccato vicino a un villaggio Nora abbandonato, signore. La Kira ha detto di ritirarci, ma poi ho perso di vista gli altri. Hai mai visto una donna Nora, soldato? Mostra rispetto, parla con lei, non con me. Per la Kira è importante tornare a fare rapporto, e così ho fatto. Mi dispiace averli lasciati indietro. Le porte sono di nuovo aperte. Manderò qualcuno a cercarli. C'è qualcos'altro che puoi dirmi sulla strada per Meridiana? Il re Sole Avada ha investito molte risorse per renderla sicura. Ma il Sole lo sa, è stato più difficile mantenere la pace che affrontare la guerra. Le macchine sono sempre più pericolose. Aggiungici i banditi e i nuovi episodi di corruzione. Ci stiamo facendo in quattro con avamposti come questo. Quanto alle altre zone, beh, non ti garantisco nulla. Che posto è questo? Torre Giorno segna il confine orientale dei Karja, una sorta di stazione di sosta, con una pessima reputazione tra la tua gente. Durante il regno dell'ultimo Re Sole, molti Nora furono catturati, per poi essere portati a Meridiana e sacrificati. Ma ora è passato. Il Re Sole Avad mi ha incaricato di garantire che i Karja di questo avamposto rispettino i Nora. Com'è la situazione fra la vostra tribù e i Nora adesso? Il Re Sole vuole la pace. E così le matriarche, pare. Ma questo è molto difficile. Sono tribù orgogliose. Io devo assicurarmi che non ci siano provocazioni dal dominio. Soprattutto ora che... beh... la tua gente deve riprendersi da questo attacco. Com'è Meridiana? È un posto diverso. Una città viva. Niente in confronto al regime del Re Sole Jiran. Il nuovo re Avad ha fatto il possibile per garantirlo. Ha abolito la schiavitù. E c'è il Cerchio del Sole, una nuova alleanza con gli Oseram. Ora è un monumento ai caduti. Così i Karja e gli Oseram sono alleati? Dura a credersi, ma è così. Il Re Sole Folle Jiran li ha tormentati per anni. Avad li ha portati dalla sua. Con una mano, certo. Ersa ed Erend l'hanno aiutato. Due fratelli Oseram eccezionali. Hanno liberato Meridiana. Ho marciato con loro. Ho scalato il versante nord con i miei. Ho preso il Tempio del Sole. E ho messo in fuga Geppi e sacerdoti di Jiran. Ora si vedono molti Oseram in città. E si sentono perché litigano spesso. Mi sembra di capire che approvi il nuovo Re Sole. È stato scelto dal Sole. E dopo 10 anni di guerra al dominio serve una luce tenue, non abbagliante. Il Re Sole Jiran prediligeva la violenza. Per il Re Sole Avad è l'ultima scelta. Chi lo denigra lo sa. C'è chi dice che sia un debole. No. La pace è forza, come dimostra il sole. Ah, vedo che anche il nostro Raffo Games è appena entrato in là, ragazzi. Vedrò che posso fare con chi è scomparso. Te ne sarei grato, ma non quanto Walid. Capito, sciocco? L'hai scampata. Allora. Questo devo aspettare un po'.
Tu sei Zaid. E tu sei una Nora. Dal tono della tua voce deduco che mi conosci. Devo rassicurarti. Sembra che nella tua tribù girino brutte storie su di me. Ma i Nora mi hanno preso per qualcun altro. Non so di chi sia la colpa, ma spesso il caos della guerra genera confusione. Alcuni rifiutano di riconoscere l'errore, come l'ultima Nora che è passata di qui. L'ultima Nora che è passata di qui? Intendi Nakoa? Si chiama così? Bene. È stata una situazione spiacevole. Mi ha attaccato davanti a tutti. Se i miei uomini non l'avessero vista, avrebbe potuto ferirmi. Ma siamo riusciti a fermarla senza vittime. Che cosa le avete fatto? L'ho liberata, ovvio. Era chiaro che mi ritenesse responsabile di fatti indicibili. Da un lato le sue azioni erano giustificabili. Le ho spiegato che si sbagliava e l'ho lasciata andare. Ma dubito che mi abbia creduto. Dov'è Nakoa adesso? Non saprei dirlo. Se n'è andata giurando che avrebbe trovato un modo per eliminarmi. Ma dalla guarnigione di Rupe Solitaria è giunta voce che una giovane donna sia stata rapita dai banditi. Forse è lei. Quindi neghi di essere coinvolto nei giorni rossi? No, non ho detto questo. Ho avuto un ruolo in quelle operazioni, ma molto limitato. Ma con tutte queste voci su torture e omicidi io non c'entro. Mi hanno confuso con un altro comandante. So che i miei compagni hanno fatto cose orrende, ma il re Sole Avad ha lavorato sodo per eliminare certe brutalità. Sei stato davvero prodigo di spiegazioni, prefetto Zaid. Mio dovere. Il re Sole vuole fare ammenda con il tuo popolo e io sono solo il suo servitore. Raggiungerò Rupe Solitaria e indagherò a fondo. Te lo prometto. Accomodati. Se i miei uomini non ti saranno d'aiuto, ti prego, fammelo sapere. Ok. Allora, scendiamo e continuiamo. Non mi fido dopo quello che mi ha detto Yan. Ma la guarnigione è l'unica pista. Dai un'occhiata a queste merci. Non ci sono ombre sotto il sole di mezzogiorno. Guarda qua, mi dà sia frecce esplosive. Acquistare qualcosa oggi? Allora, tutto sistemiamo quest'arco.
A posto. Questa devo portarla. Ok. Questo potrei anche venderlo perché in fondo ormai non mi serve più. Che capolavoro, è insuperabile. Ecco qua, faccio un salvataggio rapido qua. Saltando che devo per forza uscire se vuoi. Il mondo oltre la terra sacra. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini? E come mi hanno visto tramite il suo focus? Chi è quella donna? Quella che mi assomiglia? E perché mi vogliono morta? Le tracce di Olin portano a Meridiana. Quando lo troverò, parlerà. E pagherà per le vite che ha rovinato. A proposito. Dovrò cacciare parecchi animali allora.
Non posso. Si può certo stendere uno come quello. Male che avevo salvato. Ben trovata, straniera. Il mondo oltre la terra sacra. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini? E come mi hanno visto tramite il suo focus? Chi è quella donna? Quella che mi assomiglia. E perché mi vogliono morta? Le tracce di Olin portano a Meridiana. Quando lo troverò, parlerà. E pagherà per le vite che ha rovinato. Credo che in base a quello che sto vedendo dovrebbe essere il Grand Canyon, quindi ci troviamo sicuramente a ciò che una volta era lo stato del Texas. Ah, che bello, non ho più il cavallo. Cioè, io non voglio problemi e quello mi segue lo stesso. Queste acque stanno dappertutto.
calma. E mi ha beccato una da volta. Mamma mia. Ok. È meglio andare con la cavalcatura perché... Il mondo oltre la terra sacra. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini? E come mi hanno visto tramite il suo focus? Chi è quella donna? Quella che mi assomiglia? E perché mi vogliono morta? Le tracce di Olin portano a Meridiana. Quando lo troverò, parlerò. E pagherà per le vite che ha rovinato. Meglio cavalcare senza fermarci. Sacrifici hanno evocato quest'oscurità. Il Re Sole deve espiare i peccati del padre. Ok. Thank you.
Allora, devo andare sempre dritto. Beh, c'è un'altra città che ora sblocco e poi continuo con il viaggio. Scendere. Non voglio affrontare. Ora. Mi manca prima fonte. Ho solo la merce migliore. Guarda tu stesso. Di foce. Lavoro ben pagato. Bello e luminoso. Tieni, ho trovato un altro. Piacerà quello che vendo, te l'assicuro. Ok, continuiamo.
Ecco qua, devo andare di qua. Alcuni posti che hai visitato. I nuovi abitanti non apprezzano l'arte. Hanno già gettato via la tua opera. Ma io sapevo cosa cercare. I graffi nella terra, le macchie di sorpresa. Ti avevo detto che ci saremmo rivisti. Neil, ancora a caccia di banditi? Oh sì, ho affilato la mia lama assaporando l'odore della battaglia. Non fraintendermi, quegli schifosi puzzano. Ma un po' di panico e disperazione scacciano lo lezzo, come l'incenso. Allora, come si chiama il tuo pugnale? Chi darebbe un nome al pugnale? Ora basta chiacchiere. Sei pronta? Non pensare che la cosa mi diverta. Tranquilla, porteranno il tuo segreto nella tomba. Abbiamo... Huh?
Ok. Dovevi vedere che casino. Mi ha legato le zampe facendolo cadere. Proprio sulla sua testa. Dei prigionieri. Non promette bene. Mi stanno ancora cercando. Io sconfiggerei il Fugilis. È solo un divoratuono che nessuno ha mai battuto. È ora di farlo. Il Re Sole Avad ha fatto bene a trasformare l'arena del padre in un monumento commemorativo. Mio cugino dice di voler sposare una ragazza Oseram. Te l'immagini? Ho giurato che l'avrei chiesta in sposa in un giorno di sole. Spero che suo padre dica di sì. Finalmente. Ecco fatto. Avamposto liberato, nuovo checkpoint sbloccato. Ricordi il palpito del sangue nelle orecchie. Ti fischieranno più tardi. È una chiamata alle armi. Non puoi resistergli. Ho un grido d'aiuto. Risponderei. Si vede. Così un tempo eri un soldato. Hai combattuto per i Karja? Per loro e contro di loro. Un impero ha sempre una guerra. Non puoi scegliere.
Ma il nuovo re Avad non la pensava così. Ha chiesto un'indagine sui crimini di guerra. Le guerre non sono sempre un crimine? Tuttavia ho alzato la mano e mi sono offerto. Ti sei offerto volontario? Perché volevi indagare? No, mi sono offerto per confessare. Non aveva senso perdere tempo così. Sono finito a Rocca Pietrasole per 2 anni. Ne è valsa la pena. Che genere di cose hai fatto, Neil? Cose accettabili, viste le circostanze. Accettabili per chi? Non prendo decisioni. Diciamo che le regole di ingaggio mi piacevano. Ma le regole sono regole. Una struttura. Una gabbia. Altrimenti, sei mai stato in quei posti desolati, un tempo abitati, e ora solamente una ferita nel mondo? Io ci sono stato, ben prima di te. Ti hanno mandato su una rocca per 2 anni? È una sorta di rituale Karja? No, no, Rocca Pietrasole è una prigione. A sud di Meridiana è delle acque mosse. Il nuovo Re Sole crede nella riabilitazione. E anch'io, nel caldo di una cella di pietra al buio, ho imparato a concentrarmi su ciò che davvero conta per me. Non hai trovato un altro compare? Credevo che fossi tu. Devo andare per la mia strada, Neil. E sembra portare sempre ai banditi. Per me va bene, non ti sto proponendo un matrimonio, Karja. Non mi sento mai da solo quando c'è da uccidere. Ora devo andare. Un breve incontro per noi, ma alla fine per loro. Le loro vite erano squallide. Ecco fatto. Sembra che sia al sicuro. Ok. Ok, allora, seguire il sentiero. Thank you.
Allora, non posso dare la colpa a te. Quasi arrivato. Questa deve essere Rupe solitaria. Se è una trappola, devo fare attenzione. Sembra un normale avamposto. Meglio guardarsi attorno. Sono così annoiato che questa noia mi annoia. Mi annoia sentirti dire quanto sei annoiato. E tu mi annoi lamentandoti della mia noia. Non mi lamentavo di te che sei annoiato, mi lamentavo delle tue lamentele. Ferma, straniera! Che cosa ci fai qui? Il prefetto ha detto che i banditi hanno rapito una ragazza. Sapete dove l'hanno portata? Te l'ha detto Zaid, eh? Qui non ci sono banditi, ma credo di poterti aiutare a trovarla. Il capo ce ne ha mandata una nuova! Prendetela e incatenatela! Venite qui, sta arrivando! È rotto qualcosa! Male! Moriremo anche noi se non combattete! Ma ha preso bene! Che possa Vediamo che cosa nasconde Zaid con noi. Non semplici catene. Manette. Spostavano i prigionieri da qualche parte.
Sono a posto, allora è solo una copertura. Queste. Sarà la tempesta ad arrendersi, non io. Le tracce portano a quel complesso. Forse la cosa è più. Quella nora nel buco è ancora bella in forma. Lei la pensa o il prezzo da staccare. Sembra che Nakoa sia qui. E dovrò superare le guardie per raggiungerla. Bingo. Il capo ha detto di nascondermi quando arrivano i clienti. Perché la tua puzza gli provoca imbarazzo. Vai a farti una nuotata ogni tanto. Perché qualcuno dovrebbe seguire un re che ha fatto assassinare il padre? Avete sentito? C'è qualcuno? Non morirò! Potrebbe essere la fine! Cacchio. Finisce sempre troppo in fretta. Ma comunque era andato bene.
capo ha detto di nascondermi quando arrivano i clienti. L'ombra ti raggiungerà ovunque andrà. Ah. Solo i forti sopravvivranno. Vabbè. Riproviamo. Giunta la tua spada! Qualcuno!
potrebbe tornarmi comodo. Ecco qua. Me l'ho fatto fare un po' di gentaglia. Ok. Prigionieri, incatenati per essere venduti come schiavi. Parla con Nakoa. Lei saprà cosa fare. Nakoa, mi manda Yan. Ne riparleremo con calma quando avremo tirato fuori gli altri. Yan, hai detto? Non posso crederci. Allora una delle sue preghiere ha funzionato. Ho preso la chiave. Io penso agli altri. Andiamo. Aiuto. Sapevo che saresti stata un problema, ma alla fine credo che mi tornerai utile. La fine è adesso, Zaid. Per te e i tuoi uomini. Aiutatemi, idioti. Questa volta non me la dà. Ci annienteranno. Sei stata più rapida di quel che meritava. Mio padre era un cacciatore. Diceva che le bestie meritano una morte pulita. Come ha fatto Zaid a diventare uno schiavista? La feccia che hai appena ucciso massacrava per Zaid durante i giorni rossi. Il nuovo re Sole li ha banditi dall'esercito. Ma Zaid è riuscito a tirarsi fuori dai guai. Poi ha visto un'opportunità di guadagno coinvolgendo i suoi scagnozzi. Come ti ha catturato, Zaid? Volevo fermarlo a Torre Giorno, ma mi ha presa lui. Poi mi ha lasciato andare per farmi catturare dai suoi. E poi? Mi avrebbe venduto come schiava al pari degli altri poveracci che sono passati di qui ogni settimana. Ma si è preso del tempo per torturarmi ogni volta che veniva qui. Non accettava che avessi provato a ucciderlo. Che farai ora? Gli altri sono stati rinchiusi per mesi. Più diventavano deboli, più dura era per Zaid riuscire a venderli. Gli serve cibo, riposo e speranza. Li porterò a Meridiana e me ne occuperò. Ne hai passate molte. Sto bene. Sei sicura? Zaid è morto. Ero disposta a tutto pur di avere la mia vendetta. E l'ho avuta. Allora non torni nella Terra Sacra. Che ne sarà di Yan? Le matriarche mi ripudierebbero. E comunque non tornerei.
Per me possono anche bruciare. Quanto a Jan, so come contattarlo. Mi mancherà molto. Ma almeno saprà che sto bene. Ora devo andare. Ehi, non conosco la tua storia. Ma deve essere bella se hai il marchio della cercatrice. Se avrai voglia di raccontarmela, cercami a Meridiana. Starò lì finché gli altri non si rimetteranno in sesto. A presto. Grazie per avermi aiutato a estirpare questa erbaccia. Non so, forse ora posso lasciarmi Zaid alle spalle e ricordare mio padre come dovrei. Ok, cogliamo tutto quello che possiamo. E continuiamo la nostra avventura. Fresca non si può. I venti preludono a una tempesta. Servirà presto. Ho trovato pure un fiore.
Wow, è proprio... sapevo dovevo fare prima questo. Vabbè. Guardate. Diamine! Almeno me lo tengo per il cammino. Sono quasi arrivato. Beh.
restare nascosta. Ehi tu! Vieni ad aiutarci! Mi ha mandato Lubavad. Oh, vedo. E per caso ti ha detto perché ci ha dato una cassa di legno crinale invece di munizioni decenti? 3 ondate di vedette e spazzini per ora. E non è finita. Senza le munizioni siamo belli che spacciati. Lubavad non ha parlato di legno crinale. Ha detto che avete dimenticato le frecce. Allora il vecchio è diventato cieco. Ogni cassa caricata è stata controllata 2 volte. C'era scritto munizioni, ma una volta aperta era piena di legno crinale e nient'altro. Lubavad era molto preoccupato per la vostra incolumità. Lubavad ha soltanto paura di perdere un investimento. Noi fatichiamo, lui conta i guadagni. Ho portato le frecce con me. Ce n'è per tutti. Per il sole. Allora potremmo avere una possibilità. Allarme! Longipede in arrivo! Alle armi! Alle armi! Addio all'approccio forte. C'è una Combatti bene, straniera. Mi sorprende che Lubavad abbia pagato per qualcuno con le tue abilità. L'ho fatto di mia volontà. Non mi ha pagato. Mai fidarsi di un mercante Karja. Capo! I cantori sono spariti! Cosa? Ma è impossibile. A meno che non li abbia presi di Reed. Alla prima ondata uno degli uomini è scappato, di Reed. Credevo fosse un codardo. Invece è anche un ladro. Non sarà andato lontano. Vero, ma non siamo nelle condizioni per cercarlo. Andrò io a prenderlo, ma stavolta mi pagherete. Impari presto, eh? Bene. Riportaci quei cantori e sarai ricompensata.
questa mi serviva. Bene. Salve, di Reed. Chi sei? Mi manda la carovana. Carovana? Quale carovana? Quella che hai sabotato. Niente frecce esplosive, niente superstiti, né testimoni del tuo crimine. Senti, ho dei debiti. Se non li pago, quelli mi caveranno gli occhi, capito?
La carovana. Sono vivi. Sì, sono arrivata in tempo. Grazie. Mi volto e abbraccio il sole. Spero bruci i miei peccati. Che spreco. Almeno è morto decentemente. Mi servirà per il viaggio. Sei tornata. E con i nostri cantori, vedo. E di Reed? Se l'è preso un inseguitore. Non è stato bello. E hai sconfitto un inseguitore. Questo vale un bonus. Ehi, ecco la mia parte. Te la meriti. Adesso penserò io alla carovana. Credo che il resto del viaggio andrà liscio. Scorta. Ok. Sempre dritto, mai fermarsi.
Ecco il punto di osservazione. Ok. Uniamo le forze. Ok. Basta seguire il sentiero. Ci sono tante missioni esplorative, eh? Trovato.
Com'è nuova? Allora, qua c'è una tazza. E l'abbiamo trovata. Guardate lo stemma di Killzone. Ma ora aggiungo quest'altro luogo per sbloccarlo. Quelle macchine mi hanno vista. Ottimo.
mi sono autoeliminato. Vabbè raga, comunque penso che mi fermo qui per stasera. Grazie a tutti per la compagnia, chi è passato specialmente per un saluto e per gli auguri. Tanto dovrei ricominciare qua per fortuna. Sennò devo vedere di conquistare questo campo e sbloccare. Vieni il falò. Accendono quel segnale, farà parecchio rumore. Vabbè, ci vediamo. Buonanotte.